dentro la resina. E il tema è quello dell'acromaticità, quindi sono tutte bianche, vanno un po' a recuperare il tufo per colore e forma, quindi le scavature vanno un po' a ricordare le picconate sui muri, ma ricordano anche la cera delle candele menzionata nel romanzo, perché in tempi di guerra le candele si fabbricavano con il grasso dei cadaveri, quindi è un riferimento anche a quello, quindi storia, arte e letteratura si fondono in questa mostra. Si tratta principalmente di corpi privi di testa, decapitati, o teste prive di corpo, questo perché l'idea di Torroni era quella di creare un deposito di cadaveri. Si tratta quindi di un intervento site specific, quindi lui è sceso qui, ha visto la struttura e ha creato. Sì. Ha messo tutto secondo schemi precisi, quindi si tratta di una mostra ad hoc esclusiva fino alla fine di settembre, poi non sappiamo che cosa succederà a queste opere. Qui c'è un passo da romanzo, se volete a leggerlo. Qua non c'è la scienza. Prego. Ora voglio che i bambini mi dicano sinceramente che cosa vedono qua, perché spesso gli adulti sono un po' trattenuti. Vedete un po'. Che cosa vedi? Uno scarabocchio. Però qual è il senso? Mi sai dire dello scarabocchio dove comincia e dove finisce? Quindi l'idea è quella di quel senso di perdizione, cioè di sentirti perso perché non trovi un punto da mettere a fuoco, e allo stesso modo l'occhio mette a fuoco il centro e oscura la zona periferica. In questo caso i punti messi a fuoco sono casuali, quindi ancora una volta sotto due profili non è chiaro dove guardare, questo per dare un po' un'idea astratta del senso di caos che percepiva la persona che subiva il conflitto, sì, dal punto di vista psicologico, più mentale e psicologico. Proseguendo, qui abbiamo un'altra statua, si tratta quindi sempre di corpi in pose scomposte, instabili, arcuate. E qui ci fermiamo però perché da quel lato c'è la terza uscita che non useremo perché dobbiamo proseguire, quindi adesso torniamo indietro dopo che guardate la statua, se chi sta dietro.